Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. File si è svegliato, il lander della missione Rosetta ha mandato un segnale. Il lander File è atterrato sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko nello scorso novembre, ha mandato un segnale. Ha dialogato per 85 secondi con il team di scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea a Darmstadt, in Germania, alle 22.28 del 13 giugno, inviando pacchetti di dati che suggeriscono che il piccolo lander sia attivo già da tempo. File si sta comportando molto bene, spiega il File Project Manager Stefan Ulamek. Sta lavorando a una temperatura di 35 gradi sotto zero e ha ancora 24 watt disponibili. Gli scienziati ora fremono aspettando il prossimo contatto. Ci sono ancora 8.000 pacchetti di dati nella memoria del lander che possono spiegare cosa sia successo sulla superficie della cometa, la prima mai raggiunta dall'uomo grazie alla missione Rosetta. File si spense lo scorso 15 novembre dopo aver trasmesso dati per 60 ore in seguito al suo atterraggio, che fu più complicato del previsto per una serie di rimbalzi e per un ancoraggio malfermo. La sonda Rosetta ha acceso dal 12 marzo l'unità di comunicazione destinata a ricevere messaggi dal lander e finalmente sono arrivati. Scoperte le prime stelle nate dopo il Big Bang. Alcuni astronomi usando il Very Large Telescope del European Southern Observatory hanno scoperto la galassia più brillante mai trovata nell'universo. Non solo, hanno anche trovato evidenza che essa contenga esempi di stelle di prima generazione. La nuova galassia, chiamata CR7, è tre volte più brillante della più brillante galassia distante nota finora. Si tratta di oggetti massicci e brillanti che hanno prodotto i primi elementi pesanti della storia, gli elementi necessari per forgiare le stelle oggi intorno a noi, i pianeti che le orbitano e la vita come la conosciamo. Ora uno di questi è stato individuato e al suo interno sono state trovate le cosiddette stelle di popolazione 3, nate dalla materia primordiale del Big Bang. Nei prossimi 5 anni altri due italiani sulla ISS. Da qui a 5 anni l'Italia avrà due astronauti in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo conferma il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, a margine dell'incontro per la prima videoconferenza da Houston di Samantha Cristoforetti, in collegamento con la sede ASI di Tor Vergata. L'Italia ha attualmente 4 astronauti in servizio, Paolo Nespoli, Roberto Vittori, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Esistono due accordi distinti, precisa Battiston, uno con la NASA, che è quello tramite cui sono volati in orbita Parmitano e Cristoforetti, e uno con l'ESA, che abbiamo stabilito nell'ultima ministeriale. I due accordi garantiscono che il nostro paese avrà due astronauti in orbita da qui a 5 anni. I neutrini possono cambiare faccia. I neutrini capaci di cambiare identità esistono. La scoperta, annunciata da un'osservazione del fenomeno già nel 2010, è arrivata grazie all'esperimento Opera, condotto nei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. All'esperimento partecipano 140 fisici di 26 istituti di ricerca di 11 paesi. Dopo altre 4 osservazioni, dopo quella di 5 anni fa, è stato annunciato il risultato che mette in dubbio il modello standard, vale a dire la teoria di riferimento della fisica, la quale sostiene che i neutrini non abbiano massa. Questo esperimento dimostra il contrario. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. L'astronauta di record è tornata sulla Terra. Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a volare sulla Stazione Spaziale Internazionale e astronauta ESA con il periodo più lungo di permanenza a bordo grazie ai suoi 199 giorni di missione, è rientrata a casa. Casa che fino a metà estate almeno è a Houston, allo Space Center. È lì che gli astronauti imparano a riabituarsi alla gravità ed è sempre lì che continuano a sottoporsi a esami medici per verificare le loro condizioni fisiche e di fatto fare da cavie per tutti quegli esperimenti iniziati in orbita che prevedono la prosecuzione anche a terra. Il rientro è pesante. Tornare a fare conti con il peso di tutti gli oggetti che quotidianamente usiamo e con quello del nostro stesso corpo non è facile, lo ha raccontato la stessa Cristoforetti durante la sua prima videoconferenza da Houston, da dove si è collegata con l'Agenzia Spaziale Italiana. Insomma, dall'inizio ti senti molto pesante. Piano piano, ecco, durante le prime 24 ore inizi a riacquisire un senso del peso normale, per cui ti senti adesso il tuo peso e non le diverse tonnellate di peso. All'inizio ti sembra che camminare sia come cercare di tenere in equilibrio un gigantesco macigno di diverse tonnellate su due piccoli bastoncini dove sono le tue gambe, quindi è molto strano all'inizio.
Insomma, poi piano piano riacquisisci i tuoi muscoli e ricominciano ad apprendere come devono fare per camminare, per stare in piedi, per stare diritta. Ti trovi ad avere dolori naturalmente dove normalmente non li avresti, no? Non so, i muscoli delle parti basse delle gambe che non hanno lavorato molto per 7 mesi, adesso ogni volta che cammini lavorano, quindi chiaramente ti fanno sentire. Anche semplicemente il fatto che alcune parti del tuo corpo non sono abituate a sentire pressione, no? Quindi so, le suole dei piedi, anche no? Il fondo schiena quando sei seduta, io non sono stata seduta per 7 mesi, quindi sono tutte parti del corpo che si risvegliano e dicono ma che succede qua? Queste sensazioni non le ho sentite per 7 mesi, e quindi magari qualche dolorino, qualche discomfort, diciamo. Però ogni giorno si vede un progresso e piano piano, insomma, penso che ho un team di riabilitazione eccezionale, quindi penso che mi rimetteranno in sesto presto. Nella seconda metà dell'estate, Samantha Cristoforetti è attesa a Colonia, in Germania, dove fanno base tutti gli astronauti dell'ESA. Per quanto riguarda invece il ritorno in Italia, non ci sono ancora date certe, ma è verosimile che da ottobre in poi sia pianificato il post-flight tour dell'intero equipaggio nel nostro paese. Cristoforetti, nei 6 mesi della missione futura, è diventata una star sulla Terra. Poi naturalmente c'è questo grandissimo risultato di carattere mediatico, di rapporto con il pubblico, essere riusciti a perforare lo schermo, ad arrivare a tutti, specialmente alla componente femminile, ma non solo, perché questo suo modo, che allo stesso tempo è una grande competenza, una calma, una comunicatività molto efficace, che è riuscita a raggiungere veramente i cuori di moltissime persone. Ma il capitano dell'aeronautica ha le idee chiare. Sono un astronauta, non una celebrità, dice, e l'esperienza mediatica avrà termine. Posso altro che ripetere quello che ho detto: l'astronauta non fa la celebrità di mestiere, no? Facciamo attività di comunicazione legata ad una missione spaziale perché è importante per le agenzie spaziali, è stato importante anche per me personalmente perché, ripeto, è un'esperienza eccezionale, è un'esperienza che abbiamo in pochi il privilegio di vivere, e quindi io ho sentito molto la responsabilità di condividerla il più possibile. Però l'astronauta non fa la celebrità di mestiere, quindi la missione finita faremo un'attività di comunicazione in cui racconteremo quella che è stata la missione, poi insomma tutta questa presenza mediatica, insomma, sono sicura che finirà. Ci vorranno mesi per avere i risultati degli esperimenti, le attività a terra continuano. Ma cosa rimane dopo tanti mesi in orbita? Sicuramente molta nostalgia. Però mi resta molto, molto caro questo ricordo semplicemente della vita nel suo complesso sulla stazione spaziale, che è fatta di tanti elementi, che è fatta del fluttuare. A me questa sensazione di volare in libertà, nel tre dimensioni, questa sensazione di leggerezza, credo sarà la cosa che mi mancherà in assoluto di più. Il fatto di avere questa finestra molto speciale che ci permette di guardare la Terra da lassù, il fatto di sentire quotidianamente che fai parte di questo grande progetto che è la stazione spaziale, no? che riesce a dare il tuo contributo. La Stazione Spaziale Internazionale potrebbe ospitare di nuovo Samantha Cristoforetti. Come i colleghi Paolo Nespoli, Roberto Vittori e Luca Parmitano, anche lei è ancora in attività. Da qui a 5 anni l'Italia avrà diritto a vedere tra le stelle altri 2 astronauti tricolore. Noi abbiamo 2 assegnazioni, diciamo, pronte per essere sviluppate nei dettagli, una via NASA, che è quella con cui Samantha del resto ha anche avuto la sua opportunità di volo, come prima Parmitano, quindi 2 di queste ultime missioni le abbiamo avute grazie a questo accordo specifico degli Stati Uniti, e poi dopo l'ultima ministeriale del 14 abbiamo una missione in quota ESA dedicata a un astronauta italiano, quindi abbiamo ben 2 opportunità su 4 astronauti, quindi tutto sta nel mettere la sequenza delle opportunità nel modo opportuno.